Bentornati a tutti. Oggi è domenica, 4 giugno, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Pesci. Luna pretenziosa anche senza motivo. Quante pretese accampa oggi la Luna nei vostri confronti, eppure la sua alta nel cielo dovrebbe ben vedere che proprio non siete in grado di accontentarla, blindati e ammanettati da Saturno severo nel segno, alla stregua di quel povero Stefano Cucchi malmenato a morte senza ragione. Il giannizzero in questione però non è un graduato ma il più duro e restrittivo dei pianeti, ridurrà a un mucchietto di cenere tutte le aspettative riguardo a una gita, una festa, una notte di passione che non nasce nemmeno o alla peggio di spegne subito. Inevitabile con la luna di traverso, senza smania e senza passione, presi da pensieri che non osate confessare o da impegni lavorativi che vi risucchiano energia. Sgobbate per far divertire gli altri, intanto voi quando avrete modo di divertirvi? Tentazioni nella coppia per rivali o per ex partner che si riaffacciano alla ribalta, qualcuno potrebbe attirare presto la vostra attenzione e tentarvi. I single incontreranno persone interessanti ma nel mentre potrebbero essere attratti da altri. Attenzione alle multe. Non metterti contro le autorità. Oggi sii accomodante in ogni questione e circostanza. Avrete poche certezze nella prima mattinata, un senso di confusione potrebbe assalirvi facendovi perdere il controllo delle situazioni ordinarie. Vicino a voi chi vi vuole bene ne soffrirebbe. Fate in modo da fare le cose nel modo più esatto possibile. Non rinunciate alla vostra precisione. Abbiate cura che nessuno cerchi di soffocare la vostra libertà. Sarete distratti da molte cose che, alla fine, in realtà non vi interesserebbero. Meglio sarebbe per voi fare delle scelte precise, poche e sicure. Ci saranno molti stimoli, è vero, ma alla fine non tutti saranno importanti e genereranno situazioni ottimali per voi. Riceverete un messaggio inaspettato, la persona che ve lo invia un giorno era nel vostro cuore. Siete sicuri che non vi faccia più parte? Se ne siete sicuri non rispondete. È giunto il momento di concedervi un po' di riposo e approfondire contemporaneamente una conoscenza che avete fatto da poco. Un ottimo cielo vi darà le opportunità per risolvere, in modo definitivo, alcuni piccoli problemi che vi assillano da un po'. Mettete da parte quello che potete, vi torneranno utili in seguito. Saturno sembra esservi oggi favorevole, quindi se pensavate di conquistare qualcuno, oggi è il momento adatto per farlo. In ogni caso ci dovrebbe sempre essere un angolino per il dovuto relax, createvi uno spazio tutto vostro per trascorrerci quegli attimi necessari a ricaricarvi. Forse avete sopravvalutato la persona che avete a fianco, che si tratti di un amico o di un partner, la questione non cambia. Oggi sarà il giorno dei ricordi, soprattutto in amore. Cercate di tenere lontano soprattutto gli amici dal vostro ambiente professionale, perché potrebbero ravvisare erroneamente nelle vostre parole, la volontà di una collaborazione, che in verità, porterebbe solo guai. Avete la necessità di lavorare con un gruppo di lavoro in modo da sfruttare i momenti di debolezza con l'aiuto di altri. Qualche nube di passaggio portata dalla Luna, vostro nome tutelare, dissonante nel Sagittario, non incrina la buona posizione che il cielo vi ha assegnato. Venere, Cancro, in transito di benefico per il vostro segno, vi fa comprendere una situazione intricata che si è creata in famiglia. La capacità di entrare in ascolto, con pazienza e usando le vostre preziose virtù di dolcezza e pacatezza, vi fa sciogliere ogni nube e anche dissipare eventuali tensioni. La vostra forma psicofisica è discreta e gratificata da un ottimo aspetto che riguarda la vostra avvenenza, specie se appartenete al gentil sesso. Col cupo Saturno in conflitto con la Luna la giornata vi presenta già il conto appena svegli, ancora prima di fare colazione. Aggiungeteci anche il torbido Plutone imbronciato in dodicesima casa e per giunta in conflitto con Marte, causa di stati infiammatori ed eritemi solari. L'estate astronomica inizierà il 21, ma quella meteorologica è già in atto dall'altro ieri, soprattutto al mare, dove il riflesso sull'acqua si fa di giorno in giorno più intenso. Amore ed Eros. Umore malinconico,
in vacanza vi fate catalizzare dalla suggestione del luogo che inevitabilmente vi riporta indietro ai ricordi del passato e a qualche celeste nostalgia. Un pensiero alla famiglia lontana che avete magari lasciato alle prese con qualche grana o qualche preoccupazione da risolvere da sola. Ecco perché una chiamata a mammina la fate comunque, anche a costo di farvi prendere in giro e con il poco campo ad alta quota in montagna o in barca in mezzo al mare. Faticoso ma ci riuscite, a cosa non fa la forza dell'amore? Lavoro e denaro? In vacanza non vi divertite, meditate godendo tuttavia dell'austerità della montagna e delle tracce della storia e dell'archeologia, ben visibili sul vostro cammino. Doppiamente se avete scelto un percorso esoterico o mistico, come qualche tappa della Via Francigena o del Cammino di San Benedetto o San Francesco. Chi è rimasto a casa apposta si dà un grande affare tra pulizie e imbiancatura, riponendo in soffitta le vecchie cose che non servono più ma non si ha il coraggio di buttare. A sera ci arrivate spappolati ma soddisfatti, sicuramente più di chi anche oggi per contratto si è dovuto recare al lavoro sobbarcandosi un sacco di incombenze e di grane. Meditazione serale e qualche postura yoga per riconciliarvi con voi stessi e con la vita. Benessere. Mal di schiena, di gambe, si piedi. Dopo una scarpinata memorabile siete letteralmente distrutti, anche lo stomaco non è in ottime condizioni. Se vi illudete di recuperare energia mangiando a quattro palmenti non fate che rischiare una notte insonne a scalciare nel letto con una sete infernale e l'apparato digerente sottosopra. E la schiena? Un bijoux, specie se avete portato uno zaino pesante, ora non sapete più da che parte stare. Per lei, umor nero come l'inchiostro, come la tunica di un monaco, come una notte senza luna, è il non colore che toglie tutte le energie, cambiatelo subito cercando un arcobaleno. Per lui, ormai siete uomini cresciuti, laureati, magari anche coniugati eppure mammina continua a interferire con la vostra vita, telefonandovi perfino per chiedervi se vi siete lavati i denti. Le volete un gran bene ma è ora di darci un taglio. Colore delle emozioni, grigio medio. Barometro dell'umore, piovoso. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9, attività, 5, finanze, 6, benessere, 5. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.